Mamma mia, come sei bello. Perché sei stanco? Bene. Ciao Francesco. Ciao Luigi. Allora, Photolux abbiamo il tuo workshop. È domenica 26 novembre. È un workshop programmato dalle 10 fino alle 4 e mezzo di pomeriggio, con un'ora di pausa pranzo. Solo? No, bene, No, credeva che fosse più lungo. pausa pranzo? No, il workshop. Ah, no, Più lungo. workshop, cioè possiamo anche fare un po' più lungo anche Vabbè, senza problemi. ok. Sì, va Dormiamo bene. anche lì. Dormiamo anche lì, benissimo. Come viene, diciamo, programmata la giornata? Cioè, intanto mattino cosa? Incontro con gli allievi o i Sì? partecipanti. Presentazione e naturalmente come inizierò a esporre un po' me stesso e il mio approccio alla fotografia, o meglio il mio approccio quando decido di realizzare un reportage. Certo, quindi chi vuole partecipare, quelli che vogliono creare progetto del reportage. Sì, in linea di massima. Ma anche quello che c'è come concetto dietro una fotografia, cioè nel senso di avere un'idea prima di dover scattare o prima di cominciare a iniziare un lavoro, bisognerebbe già capire cosa si vuole fare. E quindi hai già idea cosa stai andando a cercare, però questo è, però non è un tema facile da affrontare. Beh, dipende anche un po' dalla situazione, perché ci sono reportage di cui hai una possibilità di, se vogliamo in linea di massima definirli, come si suol dire, programmabili, nel senso che hai tutto il tempo Certo. per poterlo immaginare come vorresti fare. Ci sono reportage che invece non hai assolutamente questa possibilità in quanto ti ritrovi in certe circostanze in cui il soggetto in se stesso, ma potrebbe essere naturalmente un reportage di guerra, non ti dà la possibilità di analizzare quello che esattamente vorresti, No. però sai perfettamente quello che cerchi. O Certo. meglio, dovresti essere pronto a sfruttare al momento debito quello che ti capita davanti. Certo, beh, quindi, ma vuoi che partecipi, diciamo, i giovani fotografi o vogliamo che partecipino, non so, appassionati e però che già da anni sta cercando di trovare una strada, uno sbocco, diciamo. Ma io credo che sia indifferente il concetto, perché in effetti nei miei passati incontri in questi contesti, chiamiamoli workshop, mi sono ritrovato sia con diciamo, fotografi già professionisti che però hanno una necessità di allargare il loro orizzonte, la loro Certo. visuale, e sia con ragazzi diciamo, che si avvicinano alla fotografia per la prima volta, l'uno non esclude l'altro. Certo. Bene, quindi iniziamo così e pomeriggio che lavoriamo. Ma pomeriggio lo possiamo sia continuarlo nella forma teorica come di solito uso fare, o se proprio c'è la necessità si può anche andare in giro a fotografare, però resta sempre il concetto che comunque c'è molto poco tempo, Eh se sì, beh, vogliamo, considerando che ci sarà un numero considerevole di allievi, certo, sarà un po' difficile programmare e seguire ognuno di loro. no, no, ma tu fai anche questo tipo di workshop one to one, nel senso, perché certo, arrivato a un certo livello o certo tipo di argomento, vorrebbe è una giornata, 2 giorni o che venga seguito da te personalmente a lungo termine. Ma dipende, perché dipende sempre da quello che sono i tempi che abbiamo a disposizione. In un workshop di 2 giorni naturalmente è molto differente da uno di una settimana. In una settimana Certo. puoi programmare 1 o 2 giorni di didattica, se vogliamo definirla così, un terzo giorno di sopralluogo sul campo,
quarto giorno lo si realizza il lavoro, il quinto giorno si guarda quello che è stato fatto. Quindi per indi certo. Poi ci sta più possibilità di poter concepire un lavoro più strutturato. Nella fattispecie di un incontro che dura una giornata o due, io sono molto più propenso ad avere un colloquio diretto con loro, esponendo ciò che sono le linee teoriche di una fotografia. Certo. Anche poi mostrandolo praticamente su, o meglio, mostrando una fotografia e cercando di spiegare loro come quella fotografia è stata realizzata. Certo. In effetti noi quando guardiamo una fotografia ci soffermiamo semplicemente a guardare l'immagine, ma sì. Difficilmente immaginiamo cosa ci sta dietro. Certo. O come ci sia arrivato a realizzarlo. Certo. Certo. Quindi questo credo che sia forse in linea di massima la cosa più importante. Certo. Bene, ok, allora, 26 novembre, chi vuole iscriversi e deve entrare nel sito Photolux Festival e andare a trovare quel workshop e fa iscrizione. 120 euro a testa, cioè IVA inclusa e basta. Basta? Sì, sì. No, non dovete pagare a Gnodon Camera. Panini, gelati. Ah sì, certo. Vabbè, comunque Gnodon Camera ci saremo noi ad assistere, quindi se vuoi panino, cioè io vi porto panino. Se vuoi caffè, io ti porto caffè. Cioè, sì, utilizzatemi cioè, come un servo, non c'è problema. Un cash and carry. Sì, sì, esatto, va bene. Ok, grazie. Grazie a te.